Una comunità ferma e stretta attorno ad una famiglia ha voluto dare l'ultimo saluto a Valentina Di Saverio. Ferma, immobile, chiusa nel proprio dolore per la perdita di un piccolo angelo che ha soltanto accarezzato la vita. Queste sono state alcune delle parole utilizzate da Don Claudio Marchetti, che assieme a padre Renato Pegoraro ha celebrato i funerali della bimba di 8 anni morta tragicamente lunedì 5 gennaio. Circa 2000 persone hanno preso parte ai funerali di Valentina. Impossibile per la chiesa di San Cipriano contenere una folla simile che ha riempito anche la piazza antistante. Ad accompagnare Valentina, sia prima che dopo il rito, i compagni della Terza A, che al momento dell'ingresso hanno accolto il feretro bianco con dei fiori e hanno rivolto l'ultimo saluto all'amica lanciando un mucchio di palloncini verso il cielo. Tre le lettere lette al termine della messa. Una da una compagna a nome della classe, una dalla catechista Barbara Lardani ed una dal padre Romeo, che tra le lacrime ha salutato la sua Valebà. Tutti hanno ricordato la loquacità, la giovialità e l'innocenza che Valentina trasmetteva a chi le stava intorno. Presente anche il sindaco Leandro Pollastrelli, che per la giornata ha proclamato il lutto cittadino. Al termine della messa, poi, il lancio di palloncini ed un lungo applauso. Due gesti per rivolgere un ultimo abbraccio ad una bambina buona e semplice, come solo i più piccoli sanno essere.